dei dossier in particolare, ovviamente non può essere burocrazia semplificazioni, ma ce ne sono di molto interessanti per dossier altrettanto divisivi della maggioranza. Non è, sembra qui che scelgo una carta così a sorpresa, ma penso che, visto che l'altro argomento dovrebbe essere di queste settimane, vedo quelli sui decreti sicurezza, per esempio, come sono percepiti nelle rilevazioni. C'è un problema con l'audio, evidentemente, di Pregliasco. Aspetta. Ecco, Eccoci, era colpa mia. ah, prego. Dicevo, no, decreti sicurezza che erano indicati quasi come ragione fondante, no, del governo Conte 2, soprattutto da parte del PD, governo di svolta che doveva superarli. Al momento non abbiamo notizia, no, Alessandra, di passi concreti rilevanti in questa direzione, ma il cartello 7 ci dà una fotografia, diciamo, dell'opinione pubblica al momento rispetto a questo tema, dato di SVG, dell'Istituto SVG. Qui in realtà vediamo che circa il 60%, sommando le prime due risposte, dice che andrebbero cambiati, anche se poi solo la metà di questo 60%, il 31%, dice che è un'urgenza, che andrebbe fatta il prima possibile. Su questo segnalo, SVG ci dice che c'è una grande divisione in realtà tra PD e 5 Stelle anche a livello di elettorato, nel senso che tra gli elettori del PD quasi 6 su 10 dicono vanno cambiati il prima possibile, tra gli elettori del Movimento 5 Stelle neanche 3 su 10 la pensano in questo modo. Quindi l'impressione è che su questa partita non solo le leadership, ma anche gli elettorati giallo e rosso la vedono in modo piuttosto diverso. Non so se Alessandra vogliamo vedere rapidamente la questione MES, che è un Sì, altro perché così dossier. poi andiamo in pubblicità e ne parliamo subito dopo, ma intanto arriviamo alle questioni europee. Prego. È forse il dossier, no? È Dei certo. prossimi mesi. Cartello 4, qui abbiamo in realtà due rilevazioni, MG e Tecne. Quello che mi colpisce di questo dato che stiamo vedendo è che da un lato l'opinione pubblica sembra piuttosto divisa, piuttosto spalmata tra diverse opzioni, ma soprattutto se guardiamo chi dice non so e chi dice che non conosce il MES, cioè l'oggetto della domanda, arriviamo a circa metà delle risposte, tanto secondo MG quanto secondo Tecne. Quindi è una questione sulla quale effettivamente, Alessandra, io credo che prima si diceva, no, estraendo a caso un articolo del decreto semplificazioni non sapremmo spiegarlo, ma qui la questione è che la politica sta parlando di una questione che nel concreto molti elettori non conoscono nel dettaglio, non capiscono nelle sue implicazioni, mi riferisco al MES, e quindi forse questo potrebbe essere uno spunto, credo, di riflessione, non solo sì o Sì, anche no, ma che cos'è il MES, a che cosa serve, che condizioni implica. se appunto anche di sconforto, visto la quantità di puntate, di approfondimenti, di punti di vista, di articoli, di schemi, di Non schede che seguono sono state omnibus, fatte. non No, seguono ma non omnibus solo, questi. ovviamente. Pubblicità, restate con noi.